Si è aperto ed è stato subito rinviato al prossimo 15 febbraio il processo civile sul crollo della casa dello studente nella notte del 6 aprile 2009, che causò il decesso di 8 ragazzi, promosso da alcune parti civili contro la Regione Abruzzo e l'azienda per il diritto agli studi universitari dell'Aquila, che chiedono la somma di 6 milioni di euro. Un rinvio disposto dal giudice onorario del Tribunale dell'Aquila, Antonella Camilli, per controllare la regolare costituzione delle parti, in particolare quelle telematiche. Una prima udienza che, come spiega l'avvocato delle parti civili, rappresenta un nuovo inizio del processo penale legato sempre al crollo dell'edificio di via 20 settembre. Questo processo civile prende le sue radici nel processo penale, quindi in tutti i faldoni, in tutti gli atti, le perizie tecniche che erano state già fatte nel processo penale per il crollo della casa dello studente, per acclarare la responsabilità delle morti e dei ragazzi sopravvissuti durante il crollo del 6 aprile 2009. E su ritardi legati al deposito delle motivazioni della sentenza di conferma delle condanne dei responsabili penali, l'avvocato Della Vigna vuole vederci chiaro. Un mio appello al presidente, al primo presidente della Cassazione, al presidente Canzio, perché non abbiamo fino ad oggi, quindi 9 mesi dopo, non abbiamo ancora il deposito della sentenza di condanna degli imputati per il crollo della casa dello studente. Abbiamo una sentenza, un dispositivo, ma non abbiamo ancora le motivazioni. E siccome questa sentenza penale fa stato anche in questa civile, per noi è importante e fondamentale per ricostruire tutte le responsabilità civili accanto a quelle penali per il crollo della casa dello studente. Per i parenti delle vittime, inoltre, il nuovo procedimento potrebbe essere utile per far emergere ulteriori responsabilità nel crollo che spezzò la vita ad 8 giovani che erano giunti all'Aquila per studiare e costruirsi un futuro. Nel penale sono stati condannati soltanto i tecnici. Noi riteniamo che delle responsabilità enormi le abbia la Regione Abruzzo, che è la proprietaria di questo stabile, l'ADUS che l'ha avuto incomodato d'uso, quindi entrambi gli enti avevano l'obbligo, credo anche proprio istituzionale, di provvedere alla messa in sicurezza, di controllare lo stato della casa dello studente, di mettere in mano alle criticità. D'altro canto c'era uno studio da Abruzzo Engineering che parlava chiaro e che è rimasto chiuso nei cassetti.